Torna al successo il Pineto, interrompendo un digiuno che durava da 8 gare nel recupero della 13ª giornata del girone di andata. I biancazzurri hanno espugnato il Tamburini di Montegiorgio grazie ad un gol di Minnozzi per la squadra di Pomante, completato di fatto un intero girone, visto che Pepe e compagni hanno giocato finora 17 partite, ne devono essere recuperate ancora 7 quando mancano 2 mesi al termine del torneo. Contro i rossoblù marchigiani, ottimo primo tempo degli abruzzesi, che hanno messo sotto un avversario che si è presentato molle, quasi svogliato, mentre la formazione di Mengo aveva abituato i palati fini a tutt'altro tipo di calcio. Gli ospiti costruiscono subito alcune palle pericolose, clamorosa quella del 13esimo minuto, quando su un disimpegno errato dei locali, Romano e Minnozzi hanno l'occasione per buttarla dentro, ma i marchigiani si salvano praticamente sulla linea. Il gol vittoria arriva al 38esimo e anche qui complice una disattenzione della retroguardia dei padroni di casa. Minnozzi è lesto a piazzare il fendente. Nel primo tempo Montegiorgio non pervenuto. Nella ripresa il Pineto è attento a chiudere gli spazi dopo aver dominato nella tre quarti avversaria per tutti i primi 45 minuti. La truppa di Pomante si affida soprattutto a qualche ripartenza con Della Quercia. I due allenatori operano diversi cambi. Le forze fresche danno spinta al Montegiorgio, che lì davanti si affida all'estro di Cucù, che però non è molto fortunato, perché in 3 minuti tra il 45esimo e il 48esimo il numero 10 rossoblù ha la palla per acciuffare il pari. Nel primo tentativo Mercorelli, ex di turno, respinge centralmente. Sul prosieguo dell'azione Cucù colpisce il palo. Infine il clamoroso contropiede sciupato in malo modo. Al Pineto i 3 punti per risalire la classifica, al Montegiorgio l'amarezza di aver regalato un tempo agli avversari. Mister, avete regalato al Pineto un tempo, nella ripresa avete tenuto più palla, avete avuto anche almeno 3 palle gol per pareggiarla la partita. Sì, tutto sommato bisogna dire che il Pineto ha meritato, soprattutto sotto il profilo mentale, hanno avuto più voglia e più fame di noi, giustamente abbiamo regalato un tempo e qualcosina, non mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, però alla fine sicuramente se avremmo pareggiato con il palo che abbiamo preso con Paio, con l'occasione di Riccardo Cucù, non avremmo rubato niente, però tutto sommato non mi è piaciute tante cose e pazienza, sapevamo che dobbiamo lavorare tanto e sappiamo dove lavorare e dobbiamo lavorare tantissimo per cercare di arrivare a questa salvezza, però ripeto, il rammarico che non abbiamo giocato come al solito, altrimenti si può anche perdere, però l'importante è che c'è il giusto atteggiamento. Oggi non mi è piaciuto a nessuno e ne parleremo poi in questi giorni. Un'ultima considerazione, mister, il cartellino giallo che l'arbitro le ha mostrato, perché? Perché ho superato per 2 metri la mia zona. Ho visto altre persone che entrano in mezzo al campo, non è successo niente, ma l'assurdità è stato chi mi ha fatto mettermi la casacca e non l'allenatore avversario, sapendo che io avevo le guardalinee davanti e l'allenatore avversario ce l'avevo opposto. Però gli arbitri sono questi, bisogna accettarli e spesso fanno cose che ci fanno sorridere, però alla fine l'arbitro non ha che ha condizionato la gara, anzi secondo me è stato un buon arbitraggio. Quella lì è stata un po' una situazione un po' particolare, gliel'ho detto pure, però aveva preso quella situazione, quella decisione, pazienza. Mister, un inizio di gara aggressivo, nel primo tempo avete creato più di un'occasione, poi è arrivato il gol di Minnozzi, insomma avete portato a casa questi 3 punti, anche se nella ripresa avete sofferto, avete rischiato il pari. Sì, è vero. Hai ragione, il primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita e siamo stati bravi nell'aggredire alti il Montegiorgio, che è una squadra molto organizzata, brava nel giocare da dietro, siamo stati bravi a limitarli. Poi nel secondo tempo sinceramente ci sta che un po' abbassi il baricentro, però la squadra aveva retto tranquillamente tranne gli ultimi 5 minuti, che è venuta un po' fuori la paura di vincere, perché questi ragazzi è tanto che non riuscivano a vincere. Nelle ultime partite un po' gli episodi sono stati a nostro favore, oggi sinceramente abbiamo meritato la vittoria, però negli ultimi 5 minuti siamo stati un po' fortunati, però ci sta, come hai detto tu, abbiamo creato tante occasioni il primo tempo, dovevamo essere più bravi a fare il raddoppio il primo tempo. Mister, allora abbiamo notato che dalla panchina lei ha sempre incitato i suoi ragazzi, questa è una caratteristica che abbiamo visto anche di Pomante da giocatore, sempre ad incitare, insomma un difensore che allena
riesce a trasmettere la giusta cattiveria agonistica. Sono contento per oggi perché questa vittoria ci alza veramente il morale. Tra le altre cose, mister, giocherete in pratica nei prossimi 2 mesi, una volta ogni 3 giorni. Se guardi la classifica e guardi le partite che abbiamo giocato, mancano 2 mesi alla fine del campionato e noi praticamente abbiamo finito il giro d'andata. Esatto. Abbiamo fatto 17 partite. Vi fa capire che campionato ci aspetterà in futuro, vi fa capire che campionato è questo per il Pineto, è stato per il Pineto, però noi non dobbiamo cercare le albi perché è un mese che sappiamo il nostro futuro qual è. Sappiamo che prima o poi doveva arrivare questo Tour de Force, però come ho detto in passato io ho una rosa abbastanza lunga, giocatori validi che mi permetteranno già da domenica di far girare un po' la rosa, di farli un po' recuperare.